veramente d'accordissimo con Marchesi quando dice che la città è un po' meno sensibile al territorio. Anche lui c'è caduto, perché poi voglio dire, anche in lui c'è, poi sono tratti di cucina milanese, non potrebbe essere diversamente. Però è sicuramente vero che nei ristoranti di città questo c'è molto di meno. È vero che in Italia, se uno va a vedere, di grandi ristoranti di città, cioè di grandi ristoranti che abbiano fatto la storia anche nel senso in cui ne parlava lui, no? In quei periodi, ce ne sono molto pochi. È molto difficile riuscire a trovare. C'è qualcosa a Milano, ma per esempio noi di Torino abbiamo messo un ristorante assolutamente atipico, che è il Gatto Nero. L'abbiamo messo soltanto perché era il segnale di un altro fenomeno specifico, cioè i toscani che sono venuti al nord e che hanno cambiato un certo modo di fare cucina, che hanno costruito un modo di fare cucina nelle città della Milano, Torino e Genova. Il Gatto Nero è quello che è sopravvissuto con le caratteristiche più tipiche. I monadi hanno la stessa origine, ma sono cambiati in qualche modo, sono poi modificati. Per il resto la cucina italiana, che è una cucina di campagna, non è una cucina di città, se non in alcune figure, è una cucina che è fortemente legata al territorio. E questo, io mi ricollego a alcune cose che sono state dette da Fusari, è importantissimo, fa diventare la figura del ristorante molto importante. Perché sul ristorante in qualche modo si costruisce il sistema di un territorio, che è quello dei produttori, che è quello dei produttori agricoli, dei produttori di vino, no? Che attraverso il grande ristorante diventano poi famosi. Cioè, prendiamo anche il sistema slow food, c'è un esempio molto significativo in Piemonte che è Guido di Costigliole, no? In cui Guido, che tra l'altro è un patron e non è un cuoco, perché in quegli anni sono molti patron che costruiscono, ha la fortuna di avere una moglie brava che poi impara anche da alcuni molto bravi, perché ma Guido è uno che va a scegliersi i prodotti, e i prodotti che Guido va a scegliersi all'inizio degli anni 60 diventano poi prodotti che gran parte della cucina italiana comincia a comprare. Cioè dal vino al peperone, al produttore di formaggi, alla carne, pensiamo a Martini di Boves, che poi per ancora adesso credo che fornisca molti dei più grandi ristoranti italiani, ma che nasce così, non nasce come... Quindi si crea un sistema che oggi sta cominciando, anche se questo poi è il problema della ristorazione italiana, ma è un problema che non riguarda solo la ristorazione, riguarda l'economia italiana in generale, che oggi sta cominciando a trascinare il prodotto italiano fuori dall'Italia. Parlavo l'altro giorno con il nuovo presidente del consorzio del Moscato, che è un signore lombardo, tra l'altro per la prima volta, dell'Asti per essere precisi, che è un vino che vende più di 100 milioni di bottiglie, anche se... E mi diceva che il vino italiano, mentre ha dei grossi problemi in Italia, ne ha molti meno all'estero, perché la ristorazione italiana sta prendendo piede all'estero, finalmente anche quella seria, non più la ristorazione di... E trascina naturalmente il vino e gli altri prodotti veri. Quindi questo è estremamente importante. Anche se è vero che purtroppo rispetto alla ristorazione francese, alla grande ristorazione francese, noi abbiamo sempre avuto dei problemi ad andare all'estero. Perché ci ho provato, sono provato a fare Cucchi, probabilmente mancava l'imprenditoria dietro, cioè i soldi che spingevano, credo che invece sono stati per altri, siamo in Francia, Robuchon, Ducasse e così via. E come vedete poi appunto il racconto si intreccia con momenti anche fondamentali, anche economici, sociali, la storia del nostro paese. Lo stesso Ferran Adrià, citato poco fa da Marchesi, probabilmente è nato e cresciuto lì senza nulla togliere al suo genio, perché in quel paese stavano succedendo delle cose, c'era un grande cambiamento nel design e nell'architettura, e quindi la cucina ha risposto in questa maniera anche estrema, se vogliamo. Io adesso però voglio coinvolgere Eugenio Signoroni, che è un bresciano doc e che ha scritto buona parte del libro con noi, aiutandoci non poco in un lavoro difficile. Ha curato in particolare anche tutta la sezione della raccolta dei piatti, perché noi abbiamo poi scelto un piatto per ogni ristorante,
per dare non certo la ricetta da fare a casa, perché non era l'idea, ma un piatto emblematico, la concretizzazione di alcuni elementi del racconto per cercare di sintetizzare anche lì un momento fondamentale nella storia di questo ristorante. Allora, il caso vuole, o forse no, che Eugenio conosca molto bene questi tre ristoranti stasera, perché o ci ha lavorato, ha fatto esperienza, o li ha studiati, come nel caso della sua tesi su Marchesi. Allora ti faccio una di quelle domande un po' marzulliane: se c'è qualche cosa che li accomuna in relazione a questo territorio, se invece sono, come dire, il bianco e il nero fra di loro, e comunque che cosa ci puoi dare in poche parole dal backstage che tu hai fatto. Grazie Marco, intanto buonasera a tutti. No, allora, c'è qualcosa che li accomuna dal mio punto di vista, che è l'essere stati in grado, ognuno con la propria capacità, di interpretare il proprio territorio, e facendolo in modo diversissimo. Stavo pensando prima come maestro Marchesi sia arrivato in un territorio diversissimo dalla Milano dove lui era cresciuto prima e dove aveva avuto il suo primo ristorante, abbia messo la sua cucina, la sua esperienza di prima, per ripartire con piatti nuovi e con un'idea completamente nuova di cucina, di interpretare un territorio che forse gli offriva tanto di più rispetto a quello che non gli potesse offrire la città. Ma poi Philippe, che arriva dalla Francia, e ricordo perfettamente quando avevo parlato con Mauro Piscini, che gli diceva: Philippe ha preso i piatti di mia madre e si è messo a farli esattamente come li faceva lei, e quindi in qualche modo non ha reinterpretato, ma si è messo a fare un passo indietro addirittura rispetto a quella che era una grandissima tradizione rispetto a quei piatti, poi a ricostruire invece rispetto alla cucina della montagna di Brescia, di quel territorio vicino tra l'altro a una grandissima città anche in quel caso, quindi comunque l'influenza della città, con l'influenza di una città in quel momento ricca che poteva comunque spendere, quindi una cucina esplosiva, creativa per tantissimi aspetti, invece di grandissima tradizione dagli altri. E Vittorio invece, che con un percorso completamente diverso, da autodidatta, che parte dalla sola ed esclusiva passione per la cucina, si mette a ripensare completamente un territorio e fa dei piatti ripensando a quelle che erano le sue esperienze all'oratorio rispetto che ad altri elementi, che poi va a buttare all'interno della cucina, e quindi questo sicuramente li accomuna, pur con tre storie completamente diverse tra di loro. Grazie Eugenio.